Dimmi un numero da 1 a 5. 3. Wow! No! Exoratix, benvenuti in questa terza puntata della rubrica mia e di Daniele Murgia. Benvenuti a tutti. Te lo assicuriamo noi. Le altre due le trovate dai link che vi lasciamo in descrizione di questo video, ma oggi andiamo a trattare un argomento di cui non parla mai nessuno e noi invece ne vogliamo parlare. Assolutamente. Perché diventa fondamentale nel caso in cui ci sia un furto totale dell'auto, ovvero la differenza tra il valore commerciale e il valore a nuovo. Ha detto furto totale. Sì. Perché tu sai sicuramente che c'è anche un altro furto. Il furto parziale. Madonna, è preparatissima. E quando è un furto parziale? Un furto parziale è se ti lasciano l'auto senza tutti i quattro gli pneumatici. Ecco, se te l'ha lasciata l'auto, ma... Oppure si rubano i navigatori, i volanti. E che volanti? È capitato alla mia cliente, ha aperto la portiera della macchina e non c'era più il volante. Che cos'è il valore commerciale? Allora, il valore commerciale, Deborah, è molto semplice, anche la parola stessa lo dice. Noi compriamo un bene, questo bene, come tutte le cose, ha una svalutazione del tempo. Il valore commerciale viene definito sulla base di un listino o di più listini, in particolare se ne usa uno, che è quello della rivista Quattro Ruote, che determina il valore dell'autovettura nell'andare del tempo. Per cui in caso di furto dell'autovettura senza ritrovamento, l'assicuratore, la compagnia di assicurazioni cosa fa? Prende il suo bel quattro ruote, lo apre e dice: cara Deborah, la tua macchina tu l'hai comprata 2 anni fa e l'hai pagata 20.000 euro, sono passati 2 anni, ti devo dare, secondo te? 15. Hai già fatto una faccia, 15, ok, 15.000, perfetto, va a vedere quattro ruote e dice: sei stata molto brava, perché quattro ruote non dice 15 ma dice 14 e mezzo, per cui ti risarcisco 14 e mezzo al netto delle franchigie e degli scoperti che ti vado a detrarre, ma di queste parleremo magari, diciamo, certo, in video, faremo sì, un video apposta. Per cui io l'ho pagata 20, dopo 2 anni la compagnia mi risarcisce magari 14.000 euro. Cosa vuol dire? Valore nuovo. Il valore nuovo è quello che dicevo prima, che può essere abbastanza frequente nelle autovetture nuove appena uscite dalla concessionaria, dal dealer, che hanno un valore stabilito di fattura che viene mantenuto in caso di furto totale senza ritrovamento dalla compagnia. Per cui l'ho pagata 20 per il periodo che stabilisce la compagnia, che di solito è 6 mesi, in alcuni casi 12 mesi. Se mi dovessero rubare l'autovettura e non la ritrovo più, la compagnia mi risarcisce esattamente il valore dei 20.000 euro. Per le autovetture nuove, per le autovetture usate è raro. È difficile, ma sono sicuro che ci sono posti dove potete trovare delle polizze assicurative che garantiscono il valore d'acquisto dell'autovettura, per cui il valore di fattura, anche se avete comprato un'autovettura d'occasione, un chilometro zero, un'autovettura particolarmente usata. Basta cercare bene. Noi l'abbiamo trovato? Assolutamente sì. Ma ti sa di chi stiamo parlando? Ma va bene, e qual è la differenza nel caso di un furto completo dell'auto? Beh, un po' hai già risposto. Sì, diciamo che sostanzialmente è la parte del risarcimento che io ricevo dalla compagnia. Se io ho acquistato la tua autovettura usata, facciamo il caso di prima, 20.000 euro, la mia polizza non ha il valore nuovo, dopo 2 anni la compagnia, ammettiamo che valga 14.500 euro o 500 euro di franchigia, mi risarcisce 14.000 euro tondi tondi, giusto, 14.500 meno 500, 14.000. Se io ho stipulato una polizza che invece mi garantisce il valore a nuovo anche nel caso dell'usato, cosa succede? Che la compagnia mi risarcisce esattamente i 20.000 euro che io ho speso inizialmente. Quindi come posso estendere il più possibile il valore a nuovo nella mia polizza? Devo cercare con molta attenzione e verificarlo scritto, quelle compagnie che mi danno la possibilità e quei dealer che mi danno la possibilità di avere il valore garantito per più anni. Ci sono dei dealer particolarmente virtuosi e brillanti sul mercato automobilistico, ne conosci qualcuno? Ma ce n'è uno a Barzago carino. Ma non solo a Barzago, dai, però. Lì, diciamo, il cuore pulsante a Barzago. Da cui partono tutte le diramazioni. Esatto, in giro, esatto. Dove si possono avere addirittura 4 anni di valore a nuovo, per cui io, insomma, un girettino ce lo farei per proteggere l'auto dei miei sogni, giusto? Ma questo succede perché abbiamo un ottimo partner strategico assicurativo, lo conosci? Me lo presenti? Ok, detto questo, sperando non succeda come abbiamo detto prima, non succeda mai, è giusto essere coperti e dormire sonni tranquilli, esatto. Appunto come hai detto prima. Oggi hai usato tantissimi termini tecnici, te ne sei accorto? Franchigia, scoperto, sì. Valore. Allora, io, come dicevi prima,
è giusto fare un video, un po' un glossario. Sì. In cui parliamo di tutti i termini, in modo che... Precisi, precisi. Doniamo un dizionario ai sì. nostri follower. Quindi, ci vediamo il prossimo video col glossario assicurativo e da Deborah e Daniele, ex Oratix. Ciao.